Questa è Roberta Bruzzone. La conoscerete senz'altro perché è sempre in televisione spacciandosi per criminologa. Se per caso dovesse avervi convinti, state attenti a questo video. Innanzitutto, da dove salta fuori la Bruzzone? Fino a 31 anni non si conosce nulla della sua vita. Si ha solo qualche foto di una persona totalmente diversa da quella che conosciamo. Poi, all'improvviso, ecco che appare questa Barbie rifatta, già laureata e criminologata, con curriculum discussi e trattata in televisione come un premio Nobel. Ma in realtà è una scienziata. Useremo il caso dell'omicidio Yara per farvi capire il livello della Bruzzone. Qui, a Porta, stanno discutendo su Bossetti e le sue ricerche pedopornografiche. Persino a Vespa viene in mente una domanda ovvia. Ma io, scusate, uno cerca tredicenni per sesso, sì. E gli vengono offerte le tredicenni per sesso? Se si cerca come stuprare una bambina su Google, il motore di ricerca ti manda su siti dedicati al tema? Praticamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Se cliccate su motore di ricerca bambine da stuprare, secondo questi isotopi radioattivi, il motore di ricerca vi manderà su siti dove vi danno buoni consigli su come trovare, rapire e violentare bambine. In realtà, ovviamente no. Non può esistere un sito pubblico di quel genere. Google e la polizia naturalmente non lo permetterebbero, ma non ci sarebbe nemmeno qualcuno così scemo da violentare bambine e pubblicarlo su internet. E per capirlo basterebbe fare una prova di un secondo. Cliccate come stuprare una bambina e vedrete che vi appariranno fatti di cronaca, non certo siti dove si consiglia come fare a violentare bimbi. Addirittura la Bruzzone mischia con internet una cosa che con internet non c'entra nulla. Scoprirlo qui stasera, tutta l'inchiesta sulle baby prostitute l'ha ampiamente dimostrato. Le baby prostitute erano graziosamente offerte dalle mamme a pochi e selezionatissimi clienti. Non erano certo pubblicate su Google o sul Corriere. Anzi, era tutto molto sotterraneo. L'inchiesta sulle baby prostitute l'ha ampiamente dimostrato. Ma a parte la Barbie Nevrosi, sapete chi è quella di fronte che la spalleggia? Simonetta Matone, una magistrata. Questa è stata persino presidente del Tribunale dei Minori di Roma, quindi avrà presieduto a dei processi per pedopornografia. Chissà quanti innocenti avrà fatto arrestare tramite la sua ignoranza. Scusate, uno cerca tredicenni per sesso, sì. E gli vengono offerte le tredicenni per sesso? Praticamente sì. Assolutamente sì. Come si fa a dare potere a questa gente? E dopo tutta un'intera trasmissione a schiamazzare sulla pedopornografia di Bossetti, in realtà cosa è saltato fuori nel dibattimento? Questa difesa ha fatto una domanda precisa ai consulenti dell'accusa e a precisa domanda vi è stata una risposta altrettanto secca, ovvero non ci sono contenuti nel computer pedopornografici di Bossetti e non ci sono ricerche a contenuto pedopornografico. Lo voglio sottolineare, la domanda è stata posta al tenente dei RACIS, dei Carabinieri, il quale ha risposto in maniera altrettanto secca e precisa, no, con un semplice no. Ecco, cosa ogni tanto viene fuori questa cosa? Purtroppo, lo so che molti vorrebbero guardare nel buco della serratura e trovare chissà che cosa, però dobbiamo con buona pace di tutti facciano una ragione. Cioè, mentre a processo i carabinieri scagionano Bossetti, a Porta la criminologa dice che i carabinieri lo accuserebbero e si inventa cose che loro non hanno mai detto. I carabinieri hanno fatto delle verifiche anche temporali, prendendo alcune di queste navigazioni, collocandole temporalmente e escludendo la presenza degli altri membri della famiglia in casa, in quelle ore. Perché al momento c'era soltanto lui. Quindi voglio dire, questo tipo di verifica è stata ampiamente e ovviamente già espletata. Lo voglio sottolineare, la domanda è stata posta al tenente dei RACIS, dei Carabinieri, il quale ha risposto in maniera altrettanto secca e precisa, no. I carabinieri hanno fatto delle verifiche anche temporali, prendendo alcune di queste navigazioni, collocandole temporalmente e escludendo la presenza degli altri membri della famiglia in casa, in quelle ore. Perché al momento c'era soltanto lui. Quindi voglio dire, questo tipo di verifica è stata ampiamente e ovviamente già espletata. Lei se ne sbatte del processo. D'altronde, a cosa servono i tribunali? Le sentenze adesso le emettono le sciampiste in TV.
Bossetti non ha alcun capo di imputazione per pedopornografia. Una criminologa e una giudicessa dovrebbero sapere che se qualcuno fa ricerche pedopornografiche sarebbe accusato anche di quello. Se non c'è l'imputazione, vuol dire che il reato non è stato nemmeno preso in considerazione. La criminologa e la magistratologa, Bruzzone e Matone, finiscono entrambe coglione. Tutto qui, c'è il DNA, c'è la sua posizione che lo colloca lì, c'è il furgone. Il furgone. La criminologa che parla di questo processo non sa che in questo processo è saltato fuori che i filmati del furgone sono falsi. Lo ha dichiarato Gianpietro Lago, il capo dei RIS, sotto giuramento, mentre testimoniava. La procura di Bergamo, cioè l'accusa, ha ordinato ai RIS di creare un falso filmato, utilizzando immagini di altri furgoni simili a quello di Bossetti. Ma come? La Bruzzone non lo sa? La notizia ha fatto scalpore e lei, che parla di questo processo come una grande intenditrice, non lo sa? Non legge nemmeno i giornali? Certo, non legge le carte processuali. Sentite qui. Lo scientifico per quanto riguarda l'accertamento di natura genetica. Quindi al momento non esistono assolutamente problematiche in relazione al tipo di risultato ottenuto, che, ribadisco, non a caso è stato anche replicato in 4 laboratori indipendenti proprio per garantirsi un'assoluta solidità sotto il profilo scientifico. 4 laboratori? Non è vero. Salvagni, prego. Ma guardi, io volevo fare un breve intervento sul DNA, perché ne continuo a sentire di informazioni, ma veramente completamente sbagliate. Anche nella vostra trasmissione ho sentito dire che quel DNA è stato analizzato da ben 3 laboratori diversi. Questa è un'informazione assolutamente errata, smentita in dibattimento dagli stessi RIS. Ribadisco, non a caso è stato anche replicato in 4 laboratori indipendenti proprio per garantirsi. Tendo a ipotizzare la presenza di un solo aggressore sulla scena del crimine. È difficile collocare altre persone unitamente al Bossetti in base a quello che... Difficile collocare altre persone sulla scena del delitto? Ma le conosce le prove? Le legge le carte? Guardiamola questa scena del delitto e gli astanti. Innanzitutto, il DNA di ignoto 1 sarebbe composto da un miscuglio tra Bossetti ed un altro individuo. Impossibile in natura. Ad ogni modo, ignoto 1, ignoto 2. Sul corpo di Yara sono stati trovati 200 capelli. 7 di questi hanno un profilo genetico identificato ed appartenente ad individui sconosciuti. Individui, quindi, più di uno, almeno 2. Ignoto 3, ignoto 4. Vicino al corpo di Yara c'è un fazzoletto macchiato di sangue con DNA appartenente ad un individuo sconosciuto, ignoto 5. Sui guanti di Yara c'era DNA di un uomo e di una donna. Dove erano i guanti? Erano infilati nelle sue tasche. Quindi una donna ha preso quei guanti e li ha passati ad un uomo che li ha messi in tasca a Yara, o viceversa. Ignoto 6, ignota 7. Terminata l'isola degli ignoti, iniziamo con le note. Sui polsi del giubbino di Yara è stato trovato sudore e sangue della sua allenatrice Silvia Brena. Yara quel giubbino lo ha indossato solo il giorno della sua morte, perché non era suo, ma era della cugina che glielo prestò giusto quel giorno. Ma la Brena dice di non aver mai nemmeno avvicinato Yara quel giorno. Allora non si capisce come ci siano finite quelle abbondanti tracce del suo sangue e del suo sudore. Comunque, nota 1. Tra i 200 capelli che Yara aveva sul corpo, uno lo hanno identificato. Appartiene a Rosita Brena, una sua compagna di classe. Nota 2. Quindi hanno interagito attorno al corpo di Yara, già morta, almeno 8 persone, a parte Bossetti, che in verità è l'unico certamente estraneo all'omicidio. Praticamente una riunione di condominio. Ma l'Abruzzone, tutta questa gente, non la vede nemmeno. In circostanza tendo a ipotizzare la presenza di un solo aggressore sulla scena del crimine. È difficile collocare altre persone unitamente. D'altronde, sul suo profilo Facebook ha scritto criminologa,
mica oculista. Chiude l'intervento così. Che al momento informazioni che in maniera altrettanto robusta lo possano collocare altrove al momento dell'omicidio non esistono. Non esistono prove che lo possano collocare altrove durante l'omicidio? È la stessa procura di Bergamo a fornire l'alibi a Bossetti, perché hanno seguito tramite il suo cellulare tutti i suoi spostamenti di quel giorno e alle 17.45 il suo telefono agganciava la cella di Mapello, il paese dove lui abita. Quindi alle 17.45 lui stava rientrando a casa e in quell'orario Yara era ancora in palestra e sarebbe uscita solo 45 minuti dopo, mentre Bossetti restava a casa fino alle 7 del mattino successivo, quando andava a lavorare. L'Abruzzone non lo sa, eppure dal giugno 2014 che tutto questo è scritto e reperibile sulle carte processuali. Ma poi, ascoltate qui. C'è la prova in qualche modo determinante alla luce di quello che è l'impianto accusatorio, 60.000 pagine, che ho avuto modo di esaminare, ci ho passato parecchio tempo quest'estate. Peccato non si possa vedere la sua faccia mentre lo dice. Ha letto 60.000 pagine in un'estate? La difesa di Bossetti ha dovuto suddividere in diverse squadre di persone la lettura di queste 60.000 pagine. E vanno lette tutte quelle pagine, perché la procura ha ficcato gli elementi importanti in mezzo a tonnellate di spazzatura. Ad esempio, hanno scritto centinaia di pagine sulle lampade che si faceva Bossetti, un'informazione assolutamente inutile, e invece sul capello di Rosita Brena, che è un elemento fondamentale, hanno scritto solo un paio di righe, in mezzo a quelle 60.000 pagine. Quindi, per sapere tutti gli atti del processo, vanno lette tutte le 60.000 pagine, altrimenti ti perdi le cose importanti. Ora, questa è la Divina Commedia. Le pagine scritte sono circa 500. 60.000 pagine sono l'equivalente di 120 Divine Commedie. Un'estate ha 3 mesi, 90 giorni. E l'Abruzzone vuole farci credere di essersi letta 120 Divine Commedie in 90 giorni, più di una Divina Commedia al giorno. Ma neanche Pico della Mirandola, figuriamoci Roberta Abruzzone. Cioè, questa qui non conosce nemmeno gli atti principali del processo, quelli che sono persino sui giornali, e ci dice che si è andata a spulciare tutte le 60.000 pagine degli atti. Ma secondo voi questa è una criminologa seria? E attenzione, l'Abruzzone non è rivalutata con la condanna di Bossetti, perché è un processo farsa, il 70% degli italiani lo ha capito. Ci sono filmati e pagine internet che spiegano cosa è successo nell'omicidio Yara. Ma quello che ci preme è capire come agisce questa donna. Non conosce le carte dei processi di cui parla, non sa cosa succede a dibattimento, ignora le prove, le testimonianze e parla in TV dove va sfoggiando la sua ignoranza con convinzione. Non conosce come funziona internet e come funzionano i capi di imputazione verso un accusato e dà lezioni di criminologia a pagamento. Ma in verità cos'ha l'Abruzzone della criminologa? La professionalità? Ci sta l'aspetto dell'interesse sessuale e a questo punto, ragazzi... No, ma adesso fermiamoci un momento. L'intelligenza? La preparazione? Tendo a ipotizzare la presenza di un solo aggressore sulla scena del crimine. È difficile collocare altre persone unitamente al Bossetti. O il carisma? Qualcuno di voi è rimasto affascinato da questa donna? Vista sotto profilo ormai processuale, chiuso il capitolo DNA in favore ampiamente dell'accusa, che in qualche modo si cerchi di presentare alternativamente la cosa, ma il capitolo DNA si è chiuso ampiamente a favore dell'accusa. Qualcuno sì, le hanno messo il mi piace sulla paginetta Facebook 450.000 persone. Pensate, la metà di Barbara D'Urso. Aveva ragione Vanna Marchi.
la gente si sveglia la mattina e si mette subito in cerca di qualcuno che la prenda per il culo. E l'Abruzzone ha un po' di quell'olezzo di una Vanna Marchi, con tanto di codazzo di casalinghe. Le ricerche sono state fatte, difficilmente possono essere suggerimenti. E qualcosa ci dice che anche il finale sarà lo stesso.